Anticipare la vecchiaia, ha detto, è il suo consiglio per prevenire questa malattia, non è vero? Sì, sembra una spiritosaggine, ma in realtà è l'espediente che io uso, avendo combattuto, non personalmente, ma con due lutti importantissimi contro il cancro, e quindi è quello di cautelarsi, di eliminare i vizi che fanno male, l'alcol, il fumo soprattutto, che è proprio micidiale, eliminare i cibi grassi o che naturalmente fanno male, curare che la dieta sia più possibile vicino alla dieta mediterranea e, perché no, cercarsi degli hobby e delle amicizie che ti consentono di goderti ancora la vita, perché la vita si può godere anche quando sei anziano, dai 70 ai 90, ai 100, diceva qui il nostro professor Cognetti. Quindi perché no, cerchiamo senza aver paura di anticipare la vecchiaia, tutti vogliono ritardarla, ritardiamola certamente, però insomma prendere delle precauzioni prima, anticipare significa prevenire. Anche per sopravvivere a qualche piacere, ha detto. A qualche? Piacere in più. Ah vabbè, questo eliminando i vizi più eliminabili facilmente, poi sopravvivono quelli che invece qualcuno vuole conservare, giustamente.